Oggi c'è una forma di ritorno all'agricoltura o ad attività di agriturismo, soprattutto nelle fasce costiere, che può far sviluppare un diverso tipo di rapporto tra cittadinanza e agricoltura e un nuovo tipo di agricoltore, anche perché per fortuna oggi conoscenze e competenze danno la possibilità di un rapporto diverso anche con il territorio, con la terra. L'agricoltura che oggi viene praticata da parte di chi ritorna all'agricoltura è un'agricoltura che tiene conto di alcuni fermenti culturali, per cui è più facile trovare il giovane che torna a coltivare gli appezzamenti dell'entroterra della città di Genova utilizzando tecniche biologiche, tornando a riprodurre prodotti tipici che tra l'altro sono quelle nicchie che possono proprio consentire di avere anche il reddito necessario per mantenerci una famiglia. Tutto questo deve essere accompagnato anche da un'azione di carattere culturale sul consumatore, che deve capire che c'è una bella differenza tra il prodotto di questo tipo di agricoltura e quello invece dei grandi numeri che si trovano nei supermercati. Peraltro qualche catena di supermercati sta cominciando a offrire anche queste linee di prodotto e quindi a fare comunicazione in qualche modo, oltre che mercato di sbocco per queste linee di prodotto. Io sono del parere che dovremmo evitare di usare il più possibile un'agricoltura che fa ricorso a organismi modificati geneticamente.